conoscere, conosciamo insieme Abubakar, tomorrow, a Propaganda Live. Allora, come va? Si va avanti. Si va avanti. Allora, Abubakar, Abubakar è il mio leader di riferimento assoluto, nel senso io ti ho anche, io ho scritto subito un messaggio, appena ho detto guarda, penso di aver appena sentito il più bello intervento fatto da una persona di sinistra negli ultimi mesi, ma forse anche di più. E lui ma, lo dico, questo, davvero, te l'ho detto e... Divento rosso dall'emozione. No, non devi diventare rosso, non cominciamo con tutta questa serie di battute. Però è vero. Allora, tanto Abubakar è un sindacalista e anche questa cosa la vorrei sottolineare, perché il ruolo dei sindacati, dei sindacalisti, negli ultimi anni, tra le tante cose che sono state abbattute, rottamate, usate le parole che volete, anche il ruolo dei sindacati è stato messo da parte. Tendenzialmente il sindacalista ormai è un rompicoglioni, no? E lui capisce perfettamente, tant'è che tu sei italiano. Io sono italo-ivoriano. Lui è italo-ivoriano, quindi rompicoglioni lo capisce come tutti voi, tranquilli. Però appunto invece il sindacalista è un ruolo molto importante anche e soprattutto in una situazione del genere. Assolutamente sì, e vorrei dire che se noi fossimo ancora nel giorno in cui viveva, ovvero Giuseppe Di Vittorio vivesse ancora, sarebbe stato con noi per rivendicare uguale lavoro uguale salario. Tu l'hai citato un po' in quel discorso che abbiamo visto quando parlavi appunto del togliersi il cappello. Non si toglie mai il cappello davanti al padrone. E ricordiamo che è stato ucciso un sindacalista, perché Soumaila anche era coinvolto appunto nel sindacato, nelle lotte. Non era solo un bracciante, poi nel profilo che si è fatto di questo ragazzo si diceva, l'ha detto anche Conte, aveva regolare permesso di soggiorno, come se la cosa facesse differenza ai fini dell'esito drammatico appunto della sua uccisione. Ricordiamo che è stata arrestata la persona, quello che sembrerebbe essere il responsabile. Tu oggi hai incontrato il Presidente della Camera, ieri. Della Camera? Sì. Abbiamo anche il contributo, eccolo qua. Presidente Roberto Fico ha ricevuto ieri a Montecitorio una delegazione USB guidata da Abu. Chi rappresenta lo Stato non deve stare chiuso nel palazzo, lunedì visiterò la tendopoli di San Ferdinando, ha detto quindi Fico. E qual è la tua impressione sul comportamento appunto del governo, che poi tardivamente abbiamo sentito il discorso di Conte al Senato, lì l'ha fatto credo martedì. Però appunto erano passati già 3 giorni, ha detto una parola, e comunque da parte delle istituzioni rispetto a una vicenda di questo tipo, secondo te? No, il governo si deve ricordare di una cosa: laddove le persone sono costrette a vivere nella miseria, i diritti dell'uomo sono violati, indipendentemente dal pezzo di carta che hanno in tasca, che siano rossi, gialli, bianchi. E quando i diritti vengono violati in quelle condizioni, ci porta ad interrogarci, in particolar modo quando il governo si ritrova durante i lavori del Consiglio dei Ministri la frutta, arance, clementine, si devono interrogare, ma in quale contesto, in quale condizione vengono prodotti? Ecco, lì non si tratta di chiedere se ha o meno un permesso di soggiorno, si tratta di chiedersi ma le condizioni di lavoro sono di schiavitù, di sfruttamento, ovvero la filiera della grande distribuzione organizzata. Il pronunciamento del governo è avvenuto 3 giorni dopo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire una cosa, che noi viviamo ormai da anni in un contesto dove si è giunti a una sorta di, da una parte di razzializzazione attraverso lo sfruttamento lavorativo, razzializzazione attraverso lo sfruttamento culturale, ovvero il diverso è inferiore, il migrante è precarietà, è povertà, il migrante è marginalità. Tutta questa equazione è frutto di un pensiero che poi si esprime attraverso norme che sono state poi approvate nel Parlamento, che hanno un nome, che si chiamano la legge Bossi-Fini. Ecco, quel tessuto legislativo oggi fa cultura nella società.
E tu, diciamo, il tuo ruolo è anche per cercare di affermare una cultura diversa. Voi avete tra le richieste fatte il vostro principale obiettivo, insomma, il principale riferimento politico, diciamo, in negativo di una storia come questa, inevitabilmente viene in mente Salvini, ne abbiamo parlato abbondantemente, ma voi avete chiesto di incontrare Di Maio in realtà. Uscendo dall'incontro, la vostra richiesta è di incontrare Di Maio. Sì. Ti chiedo perché, ti chiedo soprattutto se questa richiesta è arrivata, se avete avuto delle risposte. Siamo ancora in attesa di una risposta. Abbiamo anche inviato proprio ieri una richiesta formale al Ministro del Lavoro per un semplice motivo. Quando noi guardiamo quelle immagini, la prima cosa che ci viene in mente, proprio facendo riferimento a quanto dicevo prima, si parla di migrante tout court. Quindi una sorta di sottospecie umana, perché frutto di una politica di disumanizzazione. Mimmo Lucano crea umanità. Mimmo crea l'umanità. Noi abbiamo di fronte a noi dei lavoratori. Non abbiamo bisogno di sentirsi dire è finita la pacchia. Noi non l'abbiamo mai conosciuta. Tra l'altro quella frase abbiamo soltanto sentito l'altro giorno. Il Ministro del Lavoro si deve esprimere rispetto alla condizione di questi lavoratori, lo sfruttamento, il caporalato, e si deve in qualche modo esprimere rispetto al fatto che si continua a parlare di controlli rispetto al caporalato e contemporaneamente gli ispettori del lavoro stanno scomparendo sempre di più. Quindi cominciamo a parlare di questa filiera, la condizione del lavoro, i braccianti, non soltanto quelli migranti, ma i braccianti sono braccianti a prescindere dal colore della pelle. Allora, ti faccio una domanda da leader politico. Lascia fare, fammi fare a me, fa fare a me, ti preoccupare. Ti ascolto. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Mimmo Lucano, che è un altro leader politico. Dove ha fallito la sinistra, secondo te? E cosa dovrebbe fare adesso la sinistra in questo momento? Per, come dire, invertire la rotta, abbiamo parlato prima con Floris, mi rispondi, purtroppo è veramente una cosa tremenda su questa domanda, soprattutto dopo la pubblicità. Grazie.